ho attratto, mi chiedo se ci fosse un osservatore imparziale che avesse seguito tutto quello che ha detto, che sono state avanzate, che i dati sono stati collezionati in questi 10 anni, che stiamo parlando di più di 10 anni. Io credo che obiettivamente, cioè, al di là della passione, al di là del prendere, diciamo, parte, dalla parte, diciamo, contraria a questo obiettivo di realizzare gli inceneritori, obiettivamente gli argomenti che abbiamo portato avanti noi sono, stanno rivelando giusti, è un dato di fatto. Non solo che non sono stati intendi, questo potrebbe non essere sufficiente, ma si sono rivelati giusti, che noi dicevamo in un'epoca in cui ancora non c'erano elementi che concretamente in modo così massiccio dimostravano le nostre convinzioni, dicevamo che almeno il 70% del problema della gestione dei rifiuti lo risolvono i cittadini attraverso le raccolte differenziate, attraverso la presa di coscienza che facendo la raccolta differenziata porta a porta induce anche gli enti di ricondurre cioè, chi non pensa questo o è stupido o ha degli interessi forti da difendere. Perché dovunque ti dà la possibilità di fare una raccolta di qualità seria, i risultati sono questi, da nord, da sud, da est, da ovest. Cioè dalla Sicilia, eravamo la zona Capanni con i comuni di Cristero, i comuni della Sicilia, no, della recuperata Sicilia, che sono partiti con il porta a porta, alzano, no, 45.000 abitanti, del 35% di raccolta differenziata. I comuni della vituperata campana, tutto il comune, il 35% di raccolta differenziata. La provincia di Salerno, il comune di Salerno, 140.000 abitanti, ha il 72% di raccolta differenziata, con un modernismo in piazza di compostaggio in grado anche di abbattere i costi, come sapete che la campagna sì, fa le raccolte differenziate con i risultati simili al nord e al centro, però c'è il problema di trasferire la frazione organica lontana, quindi purtroppo ha dei costi, diciamo, nell'immediato estremamente elevati nell'applicazione delle buone pratiche. Salerno in un anno ha raggiunto il 72% di raccolta differenziata e ha inaugurato l'impianto, adesso è partito su 30.000 tonnellate, arriverà fino a 50.000 tonnellate, quindi abbatterà un po' di gestione della bolletta della diga. Ecco, questi sono dati, non occorre parlare di Capannori, che è vicino, ma Empoli o comunque i comuni dell'Empolese, Empoli ci arriverà, entro l'anno dovrebbe essere fatto un po' tutto il comune di Empoli, ma tutti i comuni dell'Empolese hanno addirittura l'85% di resa delle raccolte differenziate. 80.000 abitanti nella Piana di Lucca, ormai 30.000 abitanti nella Versilia, ma la stessa Massa Carrara hanno iniziato sulla Marina a fare il porta a porta, Montignoso hanno il 70%. Cioè, comunque si fa, comunque si dà la possibilità, i risultati sono questi, non è che, cioè, noi non dobbiamo più dimostrare niente. Noi, cioè, ragazzi, questo ormai è quello che noi diciamo, sta accadendo. Noi 10 anni fa lo dicevamo anche con la speranza che accadesse, ma adesso sta accadendo, è luce. Ed è paradossale, è estremamente grave dal punto di vista civico e civile, che si impedisca ad altre popolazioni, potrebbe dire ad altre tribù, di poter accedere alle stesse buone pratiche. Sta avvenendo questo nell'area trentina. Una spiegazione, poi in conclusione ve la fornisco, non so se è la verità, ma sicuramente è parte della verità. Quindi voi rischiate di essere espropriati della possibilità di salire sul treno con le tasse. Cioè non stanno facendo il biglietto, vi stanno facendo salire su un treno che va nella direzione opposta. C'è un fatto civico aggiuntivo che voi dovete mettere sul piatto della bilancia, della cultura amministrativa di un territorio centrale come quello del centro della Toscana a partire dalla provincia di Pieve. E questo è il primo
Ma vi ricordate anche in questa sala, nel 2007, no? Quando io perdo un po' la nozione del tempo, ma quando che è sì, nonostante il tempo, tante cose, insomma, facciamo bene. Nel 2007, vi ricordo, che ben fuori era proprio il periodo in cui si dovevano fare delle prese in campo. Mi ricordo che ci fu il comizio, un intervento lunghissimo, no? Mi ricordo che io mi sentì molto nelle primarie al professore Prandi, che diceva che le discariche regionali stavano per andare al collasso, e lui si rischiava l'ennesima crisi di Napoli, ma dove è la crisi? Ma questi signori che lo dicessero hanno fatto del terrorismo, altro che noi, quando i medici dicono che gli impianti fanno male, che i genitori fanno male, ci accusano di fare del terrorismo, l'hanno fatto loro il terrorismo, tanto più persone che fanno in televisione, e noi in televisione ci andiamo mai, noi siamo sempre no, a lottare per avere un po' di ascolto. No, noi diciamo delle cose che sono svelate bene, vere, il sistema delle discariche toccano, no? È ben lungi ad essere esaurito. E anche lì, chi è che aveva ragione? Chi è che ha sottratto materiali, diciamo, da mettere in discarica? Chi ha fatto la raccolta differenziata? Perché facendo la raccolta differenziata riduce del 70-75, anche 80%, perché in parte anche col trattamento riesce a sottrarre la discarica, quello che deve mettere in discarica. E quindi preservi le discariche, le volumetrie residue, applicando questo tipo di percorso che ha per pianto l'Italia a livello di numeri, di cifre, di impianti, di logistica, eccetera, eccetera. Che dire, che voglio dire, quando si fece lo studio, no, per il comune di Campi Zenzio, che si addosso alla Spagna, andò a girare l'Italia per vedere come si realizza il sistema di via puntuale, certo? Adesso fanno, sta realizzando, sta realizzato in una parte del comune, quindi si stanno avvenendo queste robe, eh? Ormai basta telefonare, cioè, come fatto che sì, fatto sì la realizzata, basta fare il po' ancora, poco più. Allora, rispetto ad allora non lo so, come un video del corpo, che poi me la in modo leggendario mi ricordava il tamburino, ma io voglio il tipo, non sapere dove è un impianto che tratta il freddo del singolo, no, ma bisogna che ce lo portiamo, perché se no fino a dentro che con la fotografia, ma anche rispetto a questo siamo andati avanti, no, cioè, se il 70% viene immediatamente sottratto al circuito del trattamento, voglio dire, quel 30% siamo in grado anche in modo relativamente facile, non fascista, ma in modo relativamente facile, di recuperare ancora, ci sono realizzazioni gigantesche su scala mondiale, vicino a noi, non più in terra straniera, che sono in grado di recuperare ancora la carta residua, uscita dalle mani della raccolta differenziata, stabilizzano la parte organica, quindi stabilizzando, tanto diminuisce il peso, diminuisce anche di pericolosità, no? E anche se deve essere messa in discarica, per essere usata come copertura di carica, ha un impatto ambientale estremamente ridotto, si dice ridotto del 90%, non è paragonabile a quello che si mette in discarica sotto forma di cenere di polvere che provengono dagli inceneritori, come ci ricordava il dottor Galetti, è il 30%, sostanzialmente anche gli impianti di capofatterini, la pianificazione prevede addirittura più del 30% di cenere mette a discarica. Ecco, questi impianti sono in grado di recuperare almeno il 75% di quel 30% del tipo. Per cui se, come all'epoca dicevamo, su 100 kg andranno stabilizzati non più di 15 kg di discarica, e fate il conto, noi abbiamo un milione, stiamo parlando di un numero pari, quindi non vi ammazzo se vi do per l'unico, abbiamo un milione di tonnellate prodotte annualmente nelle tre province, no? Di cui parlo per piano. Il 70% nel giro di 3 anni le intercettiamo con la raccolta differenziata e quindi sono 700.000. Al netto della riduzione, perché anche le politiche di riduzione ormai sono sempre più evidenti. Non so se della rimanga alla spina, in quel senso magari i quantitativi sono relativi, non sono elevatissimi, ma di un 1, 2, 3%, ma intanto i rifiuti cavano.
Questo è un dato che li ha mandati in confusione, perché tutte le previsioni che facevano si basavano sull'innalzamento esponenziale della produzione dei rifiuti. Ormai non lo possono più fare, si arrampicano sugli specchi per difendere un aumento del 2%, ma non è più realistico, perché automaticamente, cioè per inerzia, i rifiuti nella provincia di Firenze, qua che voglio, almeno dando i dati di fine 2011, i rifiuti della provincia di Firenze sono diminuiti del 4%, eppure non ci sono grandi politiche intenzionali di riduzione. C'è la riduzione perché c'è riduzione del turismo e quindi riduzione delle attività economiche. Perché la gente sta più attenta? Perché se c'è un effetto collaterale positivo della crisi che la gente è più parsimoniosa e quindi ha anche meno occasioni di spreco. E comunque quindi, anziché aumentare di multo rispetto al 2006, che è l'anno dell'impennata, sono automaticamente diminuiti di circa il 5%, di 50.000 tonnellate, altro che aumentare. Questi sono numeri, cioè i numeri sono demografici, perché si possono interpretare da destra e da sinistra, ma più o meno a parte qualche giro, ma sono lì, due, potrà fare 2,3, ma non un. Questo è un altro dato importante che si deve assolutamente considerare. Allora, 70%, 700, facciamo 750.000 con la riduzione, quel 250.000 che rimane attraverso, non più di due impianti. Io credo che bastino due impianti, può essere tre impianti, uno per provincia, potrebbe essere un impianto a freddo che serva anche a trattare, perché fare delle raccolte differenziate necessariamente deve significare anche attivare la filiera del riciclaggio, nel senso che solo raccoglie tante plastiche, tanto vetro, tanta carta, ma per attribuire a questi materiali preziosi un valore economico crescente devi attivare delle piattaforme virtuose. Però ecco, questi impianti possono sia trattare le frazioni della raccolta differenziata sia le frazioni, diciamo, ancora spurie, recuperando, come dicevamo, le plastiche residue, le carta residue, stabilizzando la frazione organica, tutti i metalli, gli inerti e il vetro, e rimane un residuo prevalentemente plastico rispetto a quando partimmo con la proposta alternativa di Campi Bisenzio. Le novità che ci sono questi impianti di esclusione del plastico, cioè che riescono a non solo a trasformare in granulato plastiche idrogeniche, stiamo facendo anche REST sulle plastiche idrogeniche, stiamo parlando più delle plastiche di pregio, PET, l'HDPE, l'LDPE, polipropilene, polietilene, che sono plastiche che costano, il cui prezzo sta impennandosi enormemente, ma sto parlando di plastiche miste, quelle chiamate cosiddette plastiche, il plastic, cioè il misto di plastica. Ecco, oggi addirittura esiste un impianto a Ferrara che tratta in via pilota, un impianto pilota, ma tratta 30.000 tonnellate, che è in grado non solo di produrre le famose sabbioline di granulato, il granulato di granulato, ma addirittura immediatamente le stampa in forma di profilato, cioè in forma di tavolo, che possono avere un uso versatile, possono andare dalla pavimentazione all'uso per arredi, all'uso per arredi urbani, giardini pubblici e quant'altro. Quindi qua, cioè noi stiamo dicendo cose che ci sono e si andrà di lì. Sarebbe banale dire, tu puoi salvare, dire si fa la scommessa, ci si rivede tra tre anni, la strada è quella che diciamo noi e quella che dite voi. Sarà quella che diciamo noi, guardate, io sono passato. Negli anni 90 noi ci dicevamo, questa pandemia, abbiamo detto ci vuole, poi questo dice di no all'inceneritore, ma poi non promuovete l'alternativa, che ve ne importa a voi, voi non siete mica responsabili. Dove è andata la storia? Avevamo ragione noi, chi diceva la raccolta differenziata arrivava al massimo al 20%, negli anni 90 facevamo così, ci prendevano in giro, il 40% si fa 40%, guardate, ma chi noi? 40%, massimo 50%, ma 50% si facciava negli occhi, come dire, non faceva, non ci dico niente. Ma dove è andato? Da una parte dell'inceneritore, da una parte no. Questo è un dato, io quando vedo quegli antagonisti di allora, con i quali è rimasto comunque un rapporto, non dico a che posto, ma corretto, gli dico, avete ragione te, o avevamo ragione te?
la passione, io ce la metto, ma anche perché è quella poca che fa mettere. Cioè bisogna che la gente lo inferiorizzi, se non lo fanno loro, lo dobbiamo fare noi, lo dovete fare voi, glielo dobbiamo impedire, ma soprattutto per, non tanto perché non facciano il male, farebbero il male, ma perché altrimenti si estrogano del bene che è necessario nel gioco delle generazioni, deve andare avanti la nostra idea, la nostra pista, il nostro artigiano, le nostre proposte, magari arricchite, messa alla prova anche dal realismo, certamente noi stessi dobbiamo essere dubbiosi di quello che proponiamo, ma è di lì che si deve andare, è di lì che andremo, anche l'inerzia stessa andrà di lì. E perché non ci si fa, voi mi vedete? Io qualche opinione ce l'ho, perché su Firenze è il palazzo centrale della regione, se passa su Firenze hanno chiuso, cioè i genitori non ne vengono più uno. Già ora i genitori cascano come soldatini, a Lucca ci viene a parlare i genitori, prende il mare, Lucca, ti dice fosa ma prudente, pieno di prezzi, pieno di gente pacatissima, no? E poi ci viene a parlare i genitori a Lucca e dice che c'erano i marchi. Basta che saranno bruciati, non vogliamo bruciare le cartagotte, perché è passato che quando c'è qualcosa su a Pocanozzana adesso è piazza Pionati, pieno così la gente, è cattivissima, è pura. Massa Casale, con la vicenda del Cervo, che brucia Cinghiere, ha indebitato il comune, ha usato il coro, la regione gli ha dato centinaia di milioni di vecchie lire, forse miliardi. E ora c'è un debito, ci andavano con le donne, ci facevano, ora si scoprono in contestazione, addirittura a Pisa, che amministratore, l'assessore provinciale di Pisa è in merito, ma Matacanara non può più sapere dei genitori, quindi abbiamo già delle zone liberate, Lucca e la provincia di Matacanara, i genitori di Pisa non passano chiuso, Pisa si è chiuso, perché le diossine è come se ci sono, e come si dice, come il Veoia dicevano, utilizzati per la santa il gioiellino dell'Europa, controlliamo anche le diossine, no, c'era il controllo continuo, si è visto perché faceva Veoia, se ne va Veoia, ciao, ma non lo dicono mica in giro per la Toscana, Veoia, tu fai, li hanno, oggi c'era 12, mi sembra che sono 12, circa 12, scusate per fare il numero, circa 20, rinviati a sinistra per aver versato diossina nel posto adiacente dove ci pulivano le ceneri con la bomba e andavano nel posto battitore. Pizza hanno versato le diossine di Santo Vecchio, vuole 20 milioni di euro, io non so, no, non che gli amministratori di Pizza abbiano cambiato opinione, però 20 milioni di euro, oggi come oggi, mica viene dato spirito ufficialmente, voglio dire, due a Lucca, Castelnuovo, Croce, Veolia, Chiesa Croce, Pisa, Crocetta, anche se la partita è aperta, abbiamo Colonia o Carlino a Crocetta e poi si è Pavlana nelle buche perché hanno fermato la sertificazione. E ora l'impiantino piccolo delle 10.000 tonnellate anno è comunque fermo. Quindi stanno cadendo come soldatini, allora loro secondo me stanno facendo l'ultima battaglia, stanno in grado, stanno unendo tutto il ceto politico in questo palazzo di Firenze. E quindi telefonano, o non partissero adesso, ma non si vota, non partissero. Ecco che cosa secondo me sta significando, ma mica sta bene. Allora qui noi dobbiamo tirar fuori tutta la forza civile che c'è nella comunità come le nostre, che in momenti più difficili ha messo in piazza 8.000-9.000 persone come è successo nel 2005. Siamo doverosamente chiamati a fare altrettanto. Abbiamo accumulato saperi, le proposte, i numeri di dettaglio li vedrete lì, poi magari anche dopo con le domande, io credo che non sia più nemmeno. Ecco, a questo punto si tratta di essere consapevoli della portata della battaglia che si sta combattendo. È una battaglia di verità, non è solo per difendere la salute dell'ambiente, è una battaglia anche per difendere la qualità della democrazia.
per difendere un futuro che si vorrebbe costruire rispetto alla situazione delle buone pratiche. La Sardegna ha superato abbondantemente la civile toscana nella resa delle raccolte differenziate, semplicemente perché si fa porta a porta a molte province della Sardegna. Qui no, c'è sempre il ceto politico, il direttore del lato costa, del lato in cui c'è Livorno, Pisa, la provincia di Pisa, di Lucca e di Massa Carrara. Abbiamo una registrazione, è intervenuto nel Consiglio Comunale di Pontedera dicendo fate il cassonetto e siamo più democratici come esiste perché chiunque ci può tirare qualcosa, quello che mi pare. Ma questa è costruita, non so se caricature, costruita, come dire, si è democratici perché mi siete a 50 ore, sono aspettato 50 ore, oppure si è democratici perché ha che mettere la cintura di sicurezza, in qualche modo la forma di libertà. No, questo è quello che il quartier generale si gestisce, è pagato molto profumatamente, noi non siamo pagati. No, magari non saremo neanche quei coloni, no, per carità di Dio, ma noi siamo pagati, loro sono pagati. Questo qui è pagato 120.000 euro all'anno. No, io dico di persone forse 4.000 l'hanno corretto, no, sono stati da meno 120.000. Ma dice queste robe, cioè lo paghiamo noi. Lo paghiamo noi che invece ci danniamo l'arma per andare in un'altra direzione. Questo è quello che vincerebbe se vi lasciamo fare. Io credo che ha ragione Claudio, la partita è aperta. Noi la dobbiamo tenere aperta, ma è oggettivamente aperta. Loro chiaramente stanno facendo di tutto per tirano, cioè stanno chiamando alla disciplina di partito e anche alla disciplina di coalizione. Io non vorrei essere nei panni di TV, di Shell, sul tal conto di non che fa paura perché se tu lì ti non ha paura come? Lì ti non ha paura ok allora non ho paura lo dica come? Io non lo dico adesso nel 2002 lo dica non è partito dopo che carico è molto facile c'è la risposta c'è il 2002 no con attenzione L'ultimo motivo per cui credo che ci troviamo in questa battaglia diciamo apparentemente impari, in realtà la termovalorizzazione sta andando male per questo. Loro ne volevano fare almeno 50 in Italia, ne hanno fatto uno, due, insomma, poca roba lì nel mese se ne spengono altri. Quindi loro sono in difficoltà oggettivamente, questo vuol dire che noi l'inerzia non gioca tempo a nostro favore, se ci fermiamo è come quando sei in salita, se non pedali non vai più avanti, anzi torni indietro, però che per loro non è semplice. Il problema è che oggi chi ha in mano la gestione dei rifiuti e chi ha in mano gli incantini, quindi era, se vuole aprire una nuova era, speriamo che non avvenga, era, non ha interesse a fare la riduzione, non ha interesse a fare la raccolta differenziata, gestisce la raccolta e lo smaltimento, ma interesse solo nello smaltimento. Anzi, se te li sottrai l'inceneritore con la raccolta differenziata di altri materiali, per era una rimessa. Quindi è questo il dramma che la normativa unifica nel gestore lo smaltimento e in teoria l'attuazione delle buone pratiche. È chiaro che il gestore di Codale non sarà mai interessato a promuovere le buone pratiche. Ha in mano tutto il capitolo degli appalti, i politici sono interessati a questo flusso di denaro, a questo flusso di potere che magari garantisce loro la riproduzione delle carriere, la riproduzione dei centri politici. Anche questo è un gorgo difficilissimo da tagliare, però io credo che ce la possiamo fare, non solo ce la dobbiamo, ma ce la possiamo fare perché nel frattempo tutto questo sta diventando sempre più evidente. Non a tutti coloro che stanno sempre in casa, bisogna andare a cercare, bisogna sensibilizzare, però se noi attivisti, se noi persone più sensibili esercitiamo il passaparola, non ci scoraggiamo, ci facciamo forte delle nostre ragioni, credo che per questi non ci sia né presente né futuro. Guardate, io ho visto tante situazioni, non sono Marco Salerno, ma ho visto tante situazioni che la gente era scoraggiatissima. Vi ricordo che è una santa. Sì, qualche prezzo l'ha pagato perché non si sa ancora cosa è successo a questa santa.
però poi la verità viene sempre a galla. Allora ecco, io credo che se noi non andiamo, tanto pensione non ci mandano, se non mandiamo in pensione le nostre attività decennali, la vinciamo questa battaglia. Naturalmente ci dobbiamo meritare anche sul campo la possibilità di vincere. Una cosa importantissima è, come diceva Fabrizio prima, enfatizzare le possibilità di lavoro che dà la nostra proposta. La proposta del distretto del riciclaggio nella piana del Firenze, Prato Pistoia, è una proposta importantissima. Guardate, io stesso sono rimasto sorpreso da un dato che è arrivato dagli Stati Uniti d'America, vincolato dall'EPA, dall'Ente di Protezione Ambientale. Già nel 2004 c'erano 57.000 imprese negli Stati Uniti che facevano riciclaggio. Già nel 2004 1.100.000 addetti erano impegnati nell'industria del riciclaggio. Oggi, nel 2011, i dati EPA ci dicono che l'industria del riciclaggio negli Stati Uniti ha superato per addetti il numero degli addetti impegnati nella produzione automobilistica. Conta di più il riciclaggio nelle economie di oggi che la macchina, che è stato invece il pilastro del capitalismo italiano e dell'economia italiana. Ma l'Unione Europea recentemente ha pubblicato uno studio dove ha definito non uno dei tanti settori, quello del riciclaggio, ma il settore principale che ci può permettere di uscire dalla crisi economica. Soltanto coloro che stanno nei palazzi comunali sgrandiati, perché sono lì con il mezzo che gli impedisce di aprire le orecchie, non ci stanno attenti a questo. Ma se uno fosse mediamente un amministratore che ha, non dico a cuore, ma che perlomeno si confronta con la propria società amministrata, non potrebbe dire, è bravo se questi qui, dei comitati, delle associazioni, sono dalla parte della ragione. Lo dice la stessa Unione Europea, non lo dicono che sono solo loro. E guardate, anche questa non è una affermazione fatta a rispetto. Noi in questi 10 anni non abbiamo mai fatto affermazioni false, non ci hanno mai detto il castagno. Noi certo ci abbiamo messo la passione, ma abbiamo sempre detto cose che nessuno è riuscito a smentire. Loro invece l'abbiamo citata alcune, hanno detto delle bugie palesi. Ecco, anche questo credo che in ultimo spetterà.